Nel volo che da Roma lo porta a Cracovia per il suo 15° viaggio apostolico e per la giornata mondiale della gioventù, Papa Francesco porta nel cuore Don Jacques Hamel, il parroco francese ucciso nella sua chiesa in Normandia da terroristi islamici, un santo sacerdote che è morto quando offriva la preghiera per la chiesa. Così lo ricorda parlando con i giornalisti e poi sottolinea: non dobbiamo avere paura di dire questa verità, il mondo è in guerra perché ha perso la pace. È una guerra a pezzi, come dico da tempo, ma è guerra sul serio, non guerra di religione. C'è una guerra di interessi per i soldi, per le risorse della natura, per il dominio dei popoli. Tutte le religioni vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri. Atterrato all'aeroporto Giovanni Paolo II, dedicato al grande pontefice per 15 anni arcivescovo dell'antica capitale del regno polacco e ideatore delle GMG, il Papa è accolto dal Presidente della Repubblica Andrzej Duda e dall'Arcivescovo di Cracovia, Cardinal Stanislaw Dziwisz. Accompagnato dall'entusiasmo di migliaia di giovani di tutto il mondo e fedeli polacchi lungo le strade, raggiunge in Papa Mobile il Wawel, storico cuore della città, ed entra nel cortile d'onore del Castello Reale. Davanti alle autorità politiche, ai rappresentanti della società civile e al corpo diplomatico, Francesco ricorda che la memoria contraddistingue il popolo polacco, sottolineando di essere sempre stato impressionato dal senso della storia di San Giovanni Paolo II. E ringrazia Dio perché la Polonia, nella sua storia recente, ha fatto prevalere la sua memoria buona, celebrando i 50 anni del perdono, reciprocamente offerto e ricevuto tra i vescovi polacchi e tedeschi, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ed ha lasciato cadere la memoria negativa che tiene lo sguardo fissato in modo ossessivo sul male. Le sfide del momento richiedono però un costante impegno etico per attivare decisioni e relazioni sempre rispettose della dignità della persona, come nella gestione del fenomeno delle migrazioni. Quest'ultimo richiede un supplemento di saggezza e di misericordia per superare le paure e realizzare il maggior bene. Occorre individuare le cause dell'emigrazione dalla Polonia, facilitando quanti vogliono ritornare. Al tempo stesso, occorre la disponibilità ad accogliere quanti fuggono dalle guerre e dalla fame, la solidarietà verso coloro che sono privati dei loro fondamentali diritti, tra i quali quello di professare in libertà e sicurezza la propria fede. Servono anche collaborazioni e sinergie a livello internazionale, conclude Francesco, al fine di trovare soluzioni ai conflitti e alle guerre che costringono tante persone a lasciare le loro case e la loro patria. Lasciato il cortile, il Papa e il Presidente Duda si incontrano privatamente nella Sala degli Uccelli. Poco dopo, il pontefice fa il suo ingresso nella Cattedrale di Cracovia, dedicata ai santi Stanislao e Venceslao, dove San Giovanni Paolo II ha celebrato la sua prima messa. Qui batte il cuore della Polonia, ricorda l'arcivescovo Dziwisz, nel suo saluto che apre l'incontro con i vescovi polacchi. A chi gli chiede come contrastare la secolarizzazione in Polonia, il Papa risponde con la vicinanza alla gente, che è cristianizzazione. Avvicinarsi alla gente con misericordia, liberandosi dell'idolatria del denaro. La prima intensa giornata di Francesco a Cracovia si chiude nell'arcivescovado, dove Karol Wojtyła fu ordinato sacerdote e visse tra il 1964 e il 1978, prima di essere eletto Papa. Con un collegamento video il Papa risponde alle domande di 3 ragazzi italiani in rappresentanza dei 90.000 presenti alla GMG. E la ragazza che gli chiede come diffondere la pace in un mondo pieno di odio suggerisce di trasformarsi in ponte umano, stringendo una mano ad una persona, evitando di costruire muri. Concluso il collegamento, Papa Bergoglio rivolge un saluto dalla finestra ai tantissimi giovani raccolti in via Franciscanska, come prima di lui San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ricorda il giovane volontario della GMG Massei, poco più di 22 anni, che da grafico ha realizzato tutti i disegni delle bandiere e le immagini dei santi patroni, ritrovando la sua fede. È morto di cancro il 2 luglio e voleva arrivare vivo alla visita del Papa. Qualcuno di voi può pensare: questo Papa ci rovina la serata. Ma è la verità, e noi dobbiamo abituarci alle cose buone e alle cose brutte. La vita è così, cari giovani, ma c'è una cosa della quale noi non possiamo dubitare,
La fede di questo ragazzo lo ha portato in cielo, e lui è con Gesù in questo momento guardandoci tutti noi. Ricordate l'esempio di questo giovane coraggioso, conclude Papa Francesco, e non abbiate paura, Dio è grande e buono, e tutti noi abbiamo qualcosa di buono dentro.